la cosa più importante è il testo, la partenza, il testo poetico, perché sono delle musiche che nascono dalla poesia, che è tutta la nostra storia, la storia della nostra canzone. È da lì che poi è nata l'opera lirica, è il nostro DNA. Quindi si parte dal testo poetico, si vestono le parole di suoni e si cercano gli strumenti che sono più giusti. Noi non abbiamo testimonianze dirette di strumenti musicali che siano sopravvissuti dal Medioevo a oggi. Però abbiamo un ricchissimo apparato iconografico, abbiamo tantissime miniature, tra queste raffigurazioni, spesso anche inventate, no? Contenenti animali mitologici, mostri, cioè, poi c'erano anche strumenti musicali, per cui abbiamo comunque avuto modo di poter ricostruire, attraverso le miniature, attraverso i quadri, gli strumenti dell'epoca. È come un pittore che ha a disposizione dei colori. È un ritratto, uno può, io vedo un'immagine e posso riprodurla, posso decidere io, non c'è una scelta assoluta di un colore.